noi vogliamo essere credenti. Per questo accostiamoci alla più bella credente, accostiamoci a Maria. Cerchiamo di rivisitare, ecco, velocemente alcuni momenti della vita di Maria nei quali proprio risplende la bellezza della sua fede. Io quando parlo di questo, perdonatemi il mio entusiasmo, e vorrei partire da Nazareth. Entrate con me in quella piccola casa di Nazareth e immaginate una stalla. Oggi potremmo dire una stalla. Lì Dio manda l'arcangelo Gabriele. Non lo manda a Roma, centro dell'impero. Non lo manda neanche a Gerusalemme, capoluogo religioso. No, no, lo manda a Nazareth, un villaggio che viene nominato per la prima volta nell'Annunciazione di Maria. Riflettete bene. E l'angelo fa irruzione nella vita di Maria e porta un saluto da parte di Dio. Gioisci, tu che sei stata riempita di grazia, di caris, di bellezza. Maria era bella, ma bella dentro. Il Signore è con te. Maria sicuramente era abituata a sentire le scritture. Io personalmente penso che Maria non era istruita, probabilmente era analfabeta, non sapeva né leggere né scrivere, perché a quei tempi pochissimi sapevano leggere e scrivere, però avevano la cultura della fede orale, allora tutto veniva tramandato a voce, pochi sapevano leggere nei villaggi di scribi. Maria però sicuramente conosceva la scrittura. Quelle parole le fecero subito percepire che era un momento straordinario. E Maria è turbata. Fu turbata Maria per quell'annuncio e si chiedeva che senso avessero quelle parole. L'angelo, non temere. Quanto è bello, non temere. Hai trovato grazia presso Dio. Concepirai un figlio. Lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, siederà sul trono di Davide suo padre e il suo regno non avrà mai fine. C'era da dire, che fortuna, è capitato proprio a me. No, no, Maria non fa così. Maria avverte un problema. Noi facciamo fatica a capire dove stava esattamente il problema, però Maria dice, sì, ma come accadrà? Io non conosco uomo. Eppure era già fidanzato con Giuseppe e allora il fidanzamento era già all'inizio del matrimonio. Come accadrà? Perché pone questa domanda? Dalla risposta dell'angelo si capisce allora l'ansia di Maria. L'angelo dice, no Maria, stai tranquilla. Lo Spirito Santo scenderà su di te, così avverrà la tua maternità. Maria poteva dire, e chi mi tutela? E chi crederà? E se io racconto a qualcuno quello che mi è accaduto, chi mi prenderà sul serio? L'angelo stesso si avverte che sta dicendo qualcosa di enorme. Tant'è vero che aggiunge, guarda Maria, io ti dico quello che ti devo dire, me l'ha detto il Signore, però se è per incoraggiarti, sappi che Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, è al sesto mese, e che tutti dicevano sterile, perché nulla è impossibile a Dio. E Maria prontamente risponde, eccomi, sono la serva del Signore. In greco, geinotomoi, catatorema su, avvenga per me, cioè accada, semaforo verde, piena disponibilità. Cioè dire, Maria, ma che stai a dire? Prendi le tue garanzie. No, no, Maria non chiede garanzie. Maria si fida ciecamente di Dio.
Maria non solo non chiede garanzie, Maria capisce, attenti bene, quello che spesso non capiamo, che Dio non dà a nessuno la mappa della vita. Bisogna fidarsi, bisogna affidarsi. Maria poteva dire, beh, adesso aggiustiamo le cose, spiega subito a Giuseppe, spiega... No, no, Maria capisce che Dio non è frettoloso, non vorremmo tutto in fretta. Dio ha tempi lunghi, è l'Eterno. Il Salmo che dice, 1000 anni davanti a te sono come un giorno solo, il giorno di ieri che è passato. Maria non si fa prendere dall'inquietudine. E cosa fa? Va da Elisabetta. Va a vivere la carità. Ha detto sono la serva e chi è servo di Dio è servo anche dei fratelli. Che meravigliosa coerenza in Maria. Chi è servo di Dio è servo anche dei fratelli. Chi ama Dio veramente ama anche i fratelli, perché sono figli di Dio, non si possono separare i due amori. E Maria va a servire, e mentre va a vivere la carità, sentite cosa accade. Elisabetta la saluta e dice, appena è arrivato ai miei orecchi il tuo saluto, il bambino ha fatto un salto nel mio grembo. È illuminata dall'alto, evidentemente. Elisabetta capisce che quello è il segno che le rivela un mistero che le era stato annunciato. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Notate che era la prima voce umana che commentava il mistero avvenuto nel grembo di Maria. Prima voce umana. E aggiunge, beata te che hai creduto. In greco le parole sono makaria episteusa, potremmo dire beata tu che sei la credente per eccellenza, tu sei la credente. E Maria, guarda la risposta di Maria, è un vero gioiello, un capolavoro. Maria dice, Elisabetta, sono contenta, il mio spirito esulta. Però guarda, sono contenta, non perché la mia casa è diventata una villa, è la mia casa di Nazareth, quella che era prima. Sono contenta, non perché mi hanno messo i vestiti di porpora, io sono vestita con le vesti di una povera popolana di Nazareth, nulla di più. Sono contenta, non perché mi hanno messo a disposizione un cocchio per venire da Nazareth fino a te. Ho camminato, ho faticato, Elisabetta, sono sudato, ho i piedi sporchi, sicuramente avevo i piedi di polvere. Sono contenta, Elisabetta, a motivo di Dio, mio Salvatore. Perché? Attenti a questo perché. Oti, perché? Perché ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva. Maria capisce che Dio sta dalla parte degli umili. Dio sta dalla parte dei piccoli. Sta dalla parte delle persone che non pesano di orgoglio. In Dio non c'è orgoglio. E allora Maria ne tira le conseguenze. Pensate che lucidità di fede, quella lucidità che spesso a noi manca. Maria che dice, Elisabetta, siccome ho scoperto che Dio sta dalla parte degli umili, come ci hanno annunciato tutti i profeti, allora vuol dire che gli orgogliosi stanno alle spalle di Dio, non vedono gli occhi di Dio, quindi non hanno futuro. E allora con sicurezza Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. Guardate che una parola enorme. Ma come faceva questa ragazza di 16-18 anni, vissuta in un piccolo villaggio, a dire cose così enormi? Maria è la donna di fede, è la credente. Nessuno ne potrà arrivare a questa fede, nessuno. Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. Rovescia i potenti dai troni, innalza gli umili, rimanda i ricchi, gli egoisti a mani vuote, si troveranno foglie secche in mano. Che parole enormi che dice Maria.
Maria è sicura di quello che dice. Passano 3 mesi, Maria ritorna a Nazareth. Ormai la maternità è evidente. Matteo racconta il disagio di Giuseppe. Maria non interviene. Ma chi avrebbe avuto l'umiltà di aspettare? O la capacità di restare sereni? Maria resta serena. Sa che Dio ha i suoi tempi. E Dio non ha fretta. E Maria non preme. Interviene un angelo. Un angelo e chiarisce la posizione di Maria davanti a Giuseppe. E Giuseppe, uomo giusto, prende con sé Maria, la introduce nella casa. Passano alcuni mesi, arriva un ordine da Roma, censimento per tutto l'impero. Sicuramente Maria conosceva le profezie e conosceva anche la profezia di Michea. Michea che dice, e tu Betlemme, non sei più piccolo i capoluoghi di Giuda, da te nascerà il dominatore. E forse anche per questo Maria obbedì all'ordine, andiamo a Betlemme, ma attenti bene, Maria non sapeva quello che sarebbe accaduto a Betlemme. Arrivati a Betlemme, riferisce l'evangelista Luca, che non trovarono posto. La parola greca è entocatalimati, potremmo dire nella locanda, nel caravanserraglio, quello che volete, non trovarono posto. Oye, ma c'era da entrare in crisi, eh? Colui che ha creato ogni posto non trova posto. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo, siederà sul trono di Davide, suo padre. Regnerà sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine e non c'era posto per loro nell'albergo. Ma un contrasto enorme, chiunque sarebbe entrato in crisi. Maria scopre che Dio è umile. Guardate che noi non siamo convinti. Dio è umile. San Francesco si commuoveva davanti all'umiltà di Dio. Nelle sue ammonizioni più volte ritorna a questa esclamazione: oh l'umiltà di Dio, oh l'umiltà di Dio. Benanos arriva a scrivere: oh la spaventosa umiltà di Dio. Maria non solo scopre che Dio è umile, Maria cammina nella via dell'umiltà di Dio. Lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia, in greco è enfatane, che è la greppia, dove c'è fieno e sterco. Figlio dell'Altissimo, siederà sul trono di Davide, nella mangiatoia. E Maria, obbediente, Maria si fida di Dio. Maria crede.